salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Se non l'avete già fatto, registrate al canale e lasciate un like. Non badate ai miei vestiti un po' stropicciati perché non ho avuto il tempo di stirarli, e neanche al fatto che ho la doppia camicia sotto perché fa un po' freddo. Anche perché adesso in casa sto lavorando, perché sto utilizzando una tecnica per ridare nuova vita ai miei mobili. Piuttosto che comprare dei nuovi con pochi soldi, ho utilizzato la tecnica Shabby. Con questa tecnica è possibile, con un suo prodotto, massimo due, praticamente cambiare i colori ai mobili, oppure dargli proprio uno stile personale. Come potete vedere nei video, già ho applicato questa tecnica su due mobili in casa, ottenendo dei bei effetti. E particolarmente io personalmente ho applicato un mio sistema, perché quello suggerito dal produttore, sebbene andava bene per questa tecnica Shabby, per avere questo effetto particolare, a me sinceramente non mi piace. Quindi, per chi desidera utilizzarlo secondo l'indicazione del produttore, può andare a vedere direttamente il video di questo prodotto qua, per ottenere questo effetto Shabby, oppure vi illustro quello che ho fatto io. Quindi a questo punto vi lascio a voi al video successivo, e mi raccomando, al fine video, se non l'avete fatto adesso perché siete un po' pigri, lasciate un like. A voi una buona visione. Allora, il primo passo da effettuare è quello di andare a fare una carteggiatura molto leggera. Quindi andremo a utilizzare una grana 80, io utilizzerò questa qui, che era un arnese che usavo sotto il trapano della carta, e questo qui me lo sono costruito il conto mio per andare a fare gli angoli più difficili. Quindi mettiamo questa da parte. Come dobbiamo effettuare questa carteggiatura? Ecco che arriva anche Clo, che va pazza per questa cosa. Allora, la carteggiatura dobbiamo effettuare, non si tratta di eliminare il colore della vernice, ma solo praticamente un graffiare della vernice, in modo che funge da aggrappante. Quindi andiamo a fare questo lavoro in questo modo. Vedete, l'effetto diventa opaco. Quindi accettate di fare questo lavoro bene, perché se viene rilasciata ancora la vernice precedente, non aggrappa bene e abbiamo delle crepature dentro il colore. Quindi questo passaggio è importante. A questo punto, con uno straccio ben pulito, rimuoviamo la polvere. Ovviamente sarebbe meglio bagnato, vabbè. Quindi è da notare che adesso la superficie è opaca, proprio perché è stata tutta grattata. Devo passare un altro po' qui, che qui mi sembra, no, qui devo passare un altro po', perché vedete qui è ancora lucida, in questo punto qui è ancora lucido. Quindi state attenti per non avere dopo grane con la verniciatura. Questo passaggio lo notate anche nel video ufficiale di questo prodotto. Ecco qua, sì, devo passare anche qua. A questo punto possiamo passare alla verniciatura. Per il tipo di pennello dobbiamo utilizzare un pennello con la setola stretta e corta, tipo questo qui. Non usate quelli tondi,
non avere problemi durante la veneciatura. Quindi questo qua è l'ideale, me l'hanno regalato insieme a questo prodotto. Ovviamente questo prodotto non lo sto sponsorizzando perché nessuno mi ha pagato, ma lo trovo buono e quindi ve lo faccio vedere. Allora, il sito ufficiale, grazie alla collaborazione, il sito ufficiale fa vedere che quando si deve andare a utilizzare questo prodotto bisogna evitare di allungare. Quindi in pratica ci viene detto che questo non lo dovremmo fare, ma qui, facendo come viene mostrato nel video, abbiamo un po' un problema che non si vede molto. Quindi ecco qua, contro luce, non so se si riesce a vedere, ci sono delle righe enormi e brutte. Vabbè, per chi vuole un effetto tipico di questo tipo di vernici, che è il sistema Shabby, forse ci può anche stare, ma a me non mi piace. Quindi, come sistema che sto utilizzando io adesso, che avete visto anche nei video, vado a tirare completamente la vernice in modo da spalmarla e renderla omogenea su tutta la superficie. Quindi non me ne preoccupo proprio di queste righe nere, perché in questo modo creo un'ulteriore superficie come aggrappante. È da notare che io non sto andando a immergere completamente il pennello nella vernice, ma soltanto la punta, in modo da evitare colature. Quindi mi preoccupo semplicemente di andare a coprire tutta la superficie, facendo in modo che la vernice si presenta senza le righe grosse, giusto per farvi capire. E vado avanti su tutto il lavoro. Mani leggere, non vado a premere troppo sulla superficie. Eccoci qua. Il bidone in questione da 2,5 litri, però per quello che sto facendo io va bene anche quello da 1 litro. È ovvio che si dovete fare più tutta casa, quindi sembra normale che vi serva molta di più. Questo primo passaggio è importante, quindi fare attenzione a controllare che tutte le parti siano trattate, perché questo vi servirà da aggrappante insieme alla carteggiatura, come ve l'ho fatta vedere io. Attenzione a controllare se non ci siano colature come questa qui, perché vi andrà a creare un brutto effetto. Quindi attenzione alle gocce e alle righe. Non vi preoccupate se ci sono delle zone ancora dove si nota la vernice di sotto, perché andremo a effettuare altre 2 mani di vernice. Di solito con il metodo illustrato nel sito bisogna fare solo 2 mani, la prima e la seconda come ulteriore copertura, cosa che io non andrò a fare. Previsco 3 mani. Ovviamente questo processo qui è perché esteticamente mi piace così, però qualcuno si potrebbe accontentare di un effetto più misero e utilizzare quello del sito. Ovviamente ognuno ha i propri gusti. Vedete, queste palline di vernice sono quelle che noi dobbiamo evitare, perché queste
non si toglieranno molto facilmente. Quindi anche passato top preferisco fare così dei giochi di pennello, tanto questi qua scompariranno durante le successive due mani. L'importante è evitare queste colature. O dopo, nei successivi due mani, faccio vedere come dobbiamo proseguire. Quindi qua ho dimenticato, vedete? Eccoci qua. Quindi un controllo così, contro luce, per verificare. Mettete sempre una luce sopra, così potete essere sicuri di non aver effettuato errori e passaggi con la vernice. Ecco fatto. Questo è un lungo spocco, quindi facciamo così e passiamo. È importante gli angoli, ecco qui. Adesso, per il passaggio della seconda mano di vernice, dovremmo far asciugare almeno per 6 ore, ma io preferisco far passare 24 ore, in modo che sono sicuro che tutta la superficie sia ben asciutta e ancorata. Quindi lasciamo asciugare e riposare e ci vediamo al secondo step. Il pennello ovviamente lo vado a lavare semplicemente con acqua corrente, perché è a base di gesso, quindi no, è facilmente rimuovibile, e questo pennello lo posso utilizzare altre volte. Richiudiamo la confezione. A posto così. A questo punto sono passate le 6 ore, in questo caso ho fatto passare circa 24 ore. Possiamo procedere a effettuare la seconda mano. Come facciamo la seconda mano? Abbiamo l'assistenza nostra Velina. Ciao Velina. Ok, allora, come in precedenza, andiamo a prendere il nostro pennello, che poi è ben asciutto, che l'ho lavato pure, sempre non esageriamo, e andiamo nello stesso verso a verniciare tutta la superficie. Mi raccomando, usiamo lo stesso verso. E facciamo così. Ovviamente, se già vi piace in questo stile qui, potete anche evitare di fare la seconda mano. Però io voglio ottenere un bianco completo. Ok, a questo punto aspettiamo, deve passare a 6 ore, poi faccio passare sempre 24 ore e poi facciamo la terza mano. Ok, adesso stiamo alla terza mano di vernice. Allora, nella seconda mano abbiamo fatto in questo verso qui, adesso procediamo in questo verso. Ok, a questo punto aspettiamo che si asciuga e poi passiamo allo step successivo. Con la terza mano abbiamo ultimato la verniciatura, adesso è asciugato. Se vedete, ci sono queste piccole crepe. Devo passare a forza la camera così vicino, vedete? Perché, come vi ho spiegato a inizio video, il motivo è dovuto al fatto che non è stata fatta una buona carteggiata sulla superficie, quindi lo smalto protettivo un po' è rimasto e la vernice non ha fatto aderenza. Adesso vediamo come si risolve questo problema. Allora, in questo caso andremo a utilizzare delle normali salviettine per struccare. Queste qua le ho prese in un discount, quindi ho pagato pochissimo. E poi andiamo a prendere questo prodotto qui, che non è altro che una cera bianca. Questa qui la utilizzeremo non solo per chiudere qui, ma anche su tutta la superficie per proteggere la vernice. Quindi, come andiamo a procedere? Io sinceramente la differenza tra i due lati non è che l'abbia capita molto, comunque basta fare in questo modo, non deve essere esagerata
la quantità e andiamo a ripassare sulla superficie, soprattutto prima sulle crepe, sui buchetti. Se vedete, è scomparso questo materiale. Quando andrà ad asciugarsi diventerà duro e proteggerà la vernice. Vedete, la passo prima sulle superfici che mi interessano, andrò a utilizzarla in questo modo. Questa non è come la classica cera che si usa sui metalli delle auto, quindi non è necessario fare un movimento circolare, basta fare solo in questo modo, come si fa quando si toglie la polvere. Attenzione a non sporcarvi le mani, perché questo materiale è un po' irritante per la pelle, quindi per chi ha le mani delicate vi consiglio di utilizzare dei guanti di gomma. A questo punto ho finito, chiudo il barattolo, questo qui va chiuso bene bene conservato, e rimetto le cose a posto. Ecco fatto, dopo aver passato la cera, ecco quello che succede. Se vedete, le crepe lì non ci sono più, perché la cera ha coperto tutto e ha riempito quei micro spazi. Questo è un problema che si presenta maggiormente, dove purtroppo a causa del disegno con la carta per carteggiare si arriva molto difficilmente. Adesso il passo successivo, se lo volete fare, è quello di utilizzare uno spray trasparente o opaco o lucido, che darà un'ulteriore protezione, anche un effetto migliore a questo lavoro. Io invece lo lascio così in modo, così grigio, grigio, con questa testa passata, perché questo è l'effetto che desidero ottenere.